Il microscopio che abbiamo usato per le nostre osservazioni è di tipo amatoriale, non professionale. Per realizzare i filmati abbiamo tolto l'oculare e montato una telecamera dopo aver costruito un opportuno adattatore. Il vetrino va bloccato nell'apposito vano. Il microscopio, anche se amatoriale, dispone di tutta una serie di comandi che gli sono propri. Le manopole per lo spostamento del vetrino, le manopole per la messa a fuoco dell'immagine, il sistema di illuminazione, che in questo caso è un tantino più elaborato. Il nostro microscopio è dotato di tre obiettivi da utilizzare secondo le esigenze di ingrandimento mostriamo il sistema smontato con il corpo del microscopio la telecamera e l'adattatore che abbiamo appositamente costruito nell'adattatore possiamo inserire un distanziatore senza distanziatore la telecamera è più vicina all'obiettivo. Col distanziatore si hanno ingrandimenti maggiori. La telecamera è dotata di scheda di memoria che consente di registrare immagini o filmati. Essa viene collegata ad un monitor o ad un videoproiettore con apposito cavo. Abbiamo aggiunto un faretto a LED per illuminare lateralmente il preparato. Per un effetto ottimale bisogna combinare bene la luce superiore, quella inferiore e quella laterale. Vogliamo valutare gli effetti dell'illuminazione. Questa scena è illuminata da sotto, si distinguono bene i contorni, e tutte le parti trasparenti. L'illuminazione laterale fa apparire lo sfondo nero ed evidenzia meglio la colorazione delle parti interne. La regolazione delle tre sorgenti di illuminazione fa ottenere il risultato ottimale. Per valutare l'ingrandimento del soggetto osserviamo le tacche distanti un mm di un comune righello tramite l'obiettivo 4x. Se le tacche sullo schermo distano 30 cm stiamo ingrandendo 300 volte. Ma non illudiamoci troppo. Se proiettiamo le immagini su una parete distante, un millimetro potremmo vederlo anche ingrandito diversi metri. Ma dato che usiamo la luce, non possiamo distinguere oggetti al di sotto del micron. In questa ripresa, per osservare dei batteri, utilizziamo l'obiettivo 40 PER. Copriamo il preparato col vetrino coprioggetti, illuminiamo da sotto e regoliamo la messa a fuoco. Ma i piccoli particolari restano indistinguibili a causa del fenomeno della diffrazione della luce. Sono i limiti del nostro sistema di osservazione.